Signori, do nuovamente il benvenuto sul mio canale. Quest'oggi ritorniamo nuovamente con la modalità carriera di Gran Turismo Sport. Quarta tappa a Fuji, questa volta siamo con Lexus. È un tracciato con un rettilineo che mi preoccupa un po' perché, sapete, l'intelligenza artificiale su GT è quello che è. Non vorrei che con tutto questo rettilineo inizi a recuperare uno sfracello. Spero di no, vorrei una gara combattuta. Fuji è da un po' che non ci corro, da un po'. Gomme dure, ovviamente tutto manuale, zero aiuti. Starete vedendo anche una quantità di soldi maggiore perché sto cercando di farmare un pochettino. Vorrei acquistare una nuova auto di quelle d'epoca che costano fiore e fior di milioni. Comunque, quarta tappa Fuji, vediamo un po' questa Lexus internamente. È molto bella, molto molto bella. Occhio alla prima staccata, andiamo di 150 metri, Proviamo. Cazzo, mi stavo già colpendo Hyundai. È molto bella all'interno, Cazzo, già un contatto, ragazzi, stai calmo. Occhio. Vabbè, ha dato una leggera frenata. Come ho detto, mi spaventa un po' quel rettilineo. Non vorrei che l'intelligenza artificiale si perda in un bicchiere d'acqua. Ah, addirittura c'è il logo I Love Japan. Occhio all'interno. Forse ho tagliato un po' troppo, ma non c'era altro da fare. Avrei colpito Mustang. Ecco, queste qui sono le curve che odio di più, perché non vedi bene. Questa è l'altra e poi c'è l'ultima. Dai, neanche così male. Mi butto all'interno. Occhio, c'è Viper. E non è Viper Concept. Fosse stato lui, molto probabilmente non l'avremmo visto più dopo la prima curva. Però va bene, va bene. Ok, 27 secondi di distanza. Ah, ma benzina qua come siamo messi? 6,8. Ma voglia. Tirale ste marce. Tanto, oddio, Viper ci sta prendendo. Ho visto dallo specchietto retrovisore. Occhio alla staccata. Forse un po' prima dei 150, ma c'è gente, quindi occhio. Ah, ma era Viper prima. Che botti tira McLaren. Oh, ma McLaren è veramente nota per i botti in scalata, mi sa, perché non so, sono tutti così, anche i modelli gruppo 4. Servirebbe qua una bella visuale che gira in prossimità della curva. Chissà se su GT7 la metteranno. Taglia bene all'interno. Cazzo. Altra Lexus. Su questo gioco ci sono due modelli di Lexus, ma non credo che effettivamente cambi qualcosa, Non mi ricordo esattamente, ma se cambia qualcosa cambia veramente poco. Vabbè, a parte la livrea, ma dico proprio a livello di prestazioni cambia pochissimo. Anzi, fammi mettere il radar qua che vedo la situazione un po' problematica. E boh, per ora sembra una gara abbastanza tranquilla, 22 secondi di stacco di già. Sound esterno, dai. Nulla di che, però. Neanche da buttare, diciamo. 150. Cerco di stare il più interno possibile. Bella Lexus, è veramente bella.
Occhio. Cazzo, piccolo contatto. Ferrari, come gioco sul PlayStation Now, ho notato che nel mese di dicembre, quindi questo mese, è disponibile come gioco Wreckfest. Volevo portarvi qualche video, voi cosa ne dite? Sembra parecchio interessante, giusto per proporre anche qualcosa che non sia necessariamente guida pulita, come può essere un Gran Turismo, un Assetto Corsa, magari qualcosa di un po' più da cazzeggio stile Wreckfest, non sarebbe male. Fatemi sapere cosa ne pensate. Attacchiamo Reno. E anche Chevrolet, occhio, ci siamo giusti giusti. Occhio alla staccata perché abbiamo preso anche più scia, stacco leggermente prima. Non si sa mai. Occhio perché all'interno abbiamo gente, diamo un po' di spazio. Cazzo, un po' larghi, eh. Sì, ho mancato proprio la traiettoria. Un 46, ok, il giro migliore è il nostro. In effetti, ma anche vedere il distacco, ci siamo già a 18 secondi. Abbiamo fatto 4 giri, abbiamo fatto. E non vedo neanche combattimenti, noi più che penalizzarci con le gomme dure, veramente non so cosa fare. Minchia, che traiettorie brutte. Beh, ma perché non ho riferimenti davanti? Poi ve l'ho detto, Fuji. Ma ci corro poco, onestamente. Anzi, non lo calcolo minimamente. Tipo Autopolis. Cinquanta. Loro staccano prima, eh. Cazzo. Pulito, pulito, non ho toccato nessuno. Io ovviamente ragazzi questi video qui li sto registrando con largo anticipo perché dovremmo finire esattamente per il 27-28 dicembre. Come ho detto sto registrando molto prima per avere video da parte. Più che altro questi video di Gran Turismo che sono parecchio lunghi ci vuole un bel po' a renderizzarli. Oddio, anche a registrarli, sono comunque un'ora di registrazione a video. Ad editarli per fortuna ci vuole poco perché ci sono meno taglie. Nissan e Mitsubishi. Allora, prossima tappa siamo a, non mi ricordo se Autopolis o Tokyo. No, mi sa Tokyo. E non so che auto andremo a utilizzare. Sicuramente Autopolis avevo in mente di utilizzare BMW M6, perché poi ci sarà la finale al Nürburgring e lì utilizzeremo BMW M3 GT. Ci fosse stata l'M3 GTR, vabbè. E devo decidere per Tokyo. Comunque un tracciato cittadino. Qualcosa di agile ci vuole.
cazzo. Allora, raga, veramente sta peccando tantissimo l'intelligenza artificiale qua, eh. Ma proprio in generale nel campionato GT3. Secondi, siamo al sesto giro. Adesso nel rettilineo mettiamo la visuale della benzina, perché qua si sta consumando un po', eh. Mazza, come l'ho pennellata bene sta traiettoria. Qua è inutile andare veloci perché tanto ti inchiodano. Girala, girala. Siamo già a terza posizione. Ma dai. Giri restanti 2-7. Il primo è andato ai box. Ragazzi, io veramente non so come comportarmi, perché veramente l'intelligenza artificiale è debole. Veramente debole. Cioè, io di metterle dure. Cioè, cosa devo fare? Accorcio i rapporti delle marce. Non so. Però anche lì non avrebbe senso. Adesso qua ci rimane Mercedes, che abbiamo guidato nello scorso. Nella scorsa gara Dragon Trail. Bella macchina comunque, eh. Anche lì a Dragon Trail inchiodavano parecchio. Che poi inchiodano in punti assurdi. Cioè, per esempio, tu affronti una curva, no? Giustamente, tendenzialmente, anzi, in realtà dovrebbe essere sempre così, acceleri a metà curva. Non dico proprio gas spalancato, ma inizi quantomeno. Sì, qua andiamo un po' lunghi. Inizi quantomeno ad accelerare a metà curva. Loro a metà curva cosa fanno? Iniziano a ad avvicinarsi all'uscita della curva e ti inchiodano in quel punto. Cioè, non ha senso. È proprio un problema. Un problema generale. Prima posizione, 4 secondi di distacco. Sì, ok, dobbiamo ancora fermarci. Però 1.44 giro migliore. Gli avremmo dato sì e no 2-3 secondi al giro migliore degli altri. Ok, quindi primo pit. Sì, ragazzi, siamo già in testa. Non so veramente come comportarmi. Anzi, per un po' prendevamo pure il guardrail. No, gomme, lascia così e fai il pieno. Non c'è combattimento, non ci sono sorpassi, non c'è nulla, non lo so, non lo so, c'è veramente poco da fare. Quindi praticamente infine ho dovuto gareggiare solo per conto mio, perché come vi ho detto non ci sono stati combattimenti. Ho avuto però particolari difficoltà con queste gomme, è ancora lo stesso treno dall'inizio della gara, non potete capire quanto l'auto possa sottosterzare in queste condizioni. Ho rischiato, perché il secondo e il terzo mi stavano per prendere, poi per fortuna ho dovuto risparmiare un po' di benzina perché non mi bastava, loro invece si sono fermati ai box. Ragazzi, l'auto sottosterza da fare schifo. Adesso vi farò vedere quest'ultimo giro, giusto per farvi capire. Guarda qua. In un'occasione mi sono girato anche in testa coda, appunto per il fatto che l'auto non gira, soprattutto nelle curve strette come questa qui. E praticamente sono finito sull'erba e lì, auto da corsa. Un minimo di accelerazione, ti parti di posteriore, l'auto si gira. E abbiamo rischiato un po', abbiamo rischiato un po'. A parte questo, la gara è stata piuttosto noiosa, diciamocelo.
È un peccato, avrei voluto sfruttare di più l'Exus, ma... Che ci volete fare? L'intelligenza artificiale è questa. Speriamo che nel prossimo Gran Turismo non sia più così. Niente, vabbè, dai, concludiamo anche questa gara Fuji. Abbiamo praticamente finito la modalità carriera. Mancano le ultimissime tappe a Tokyo, Autopolis e Nürburgring. Abbiamo finalmente finito la carriera. Noi comunque nel dubbio ci facciamo questa vittoria facile, zitti zitti, ci facciamo anche un bel gruzzoletto, visto che come ho detto sto tenendo soldi da parte e vorrei acquistare una nuova auto d'epoca. E va bene, siamo a 12.700.000 che mi vanno bene. Allora ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito anche questo video, nel frattempo mi salvo il replay, vi lascio al premio giornaliero, fatemi sapere cosa ne pensate di questo video e prossimo appuntamento con Tokyo. Un saluto a tutti.